Cari amici, ben ritrovati. Ciao, bentornati su Luca Toselli Retro. Tanto vi devo ringraziare perché il video sulla solo run di Charmander è stato una bomba, l'avete apprezzato un sacco, mi fa piacere. Quello di oggi sarà un video un po' più tranquillo, un po' più semplice. Ho visto che c'è stato anche un buon numero di persone in live l'altra sera quando ho provato quella Nuzlocke Challenge randomized un po' strana su Rosso Fuoco, mi ha fatto piacere pure quello e leggo un sacco di commenti entusiasti per questo canale, fantastico, meraviglioso, mi fa davvero un sacco piacere sapere che comunque magari alcune persone che condividono il lato sportivo, l'amore per il calcio, si siano ritrovati anche in altre cose extra pallonare o comunque che altre persone che magari non mi conoscevano per il primo canale ora si sono fatte un'idea differente su di me e su quello che mi piace comunque anche al di fuori appunto del mondo sportivo. Nelle settimane scorse vi parlavo di una sorta di video che vi vorrò portare sempre su Pokémon Rosso, perché quello della solo run di Charmander è soltanto l'episodio 1 di quello che sarà un maxi contenuto inerente a Pokémon Rosso. Saranno due o forse addirittura tre video generali per cercare di risolvere tutte quelle cose lì su Kanto che sono rimaste un pochettino indietro, e secondo me ci saranno sempre spunti di discussione per cercare di arrivare anche più in là. Però oggi voglio mostrarvi una cosa che ho finito da ragazzino, una cosa che ho finito da adulto, e tutte queste cose vanno a intrecciarsi appunto con il prossimo video che mi piacerebbe portarvi sulla prima generazione, e cioè un Live Index fatto interamente di catture effettuate su Pokémon Rosso per Nintendo 3DS, poi trasportate sulla Pokébanca tramite Poké Trasferitore e bla 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 bla, insomma tutte queste cose che già conoscete se siete ferrati del mondo Pokémon. E dato che il logo della prima generazione di Pokémon era Gotta Catch 'Em All, e cioè in italiano acchiappali tutti, io mi sono reso conto che effettivamente non li avevo mai acchiappati tutti, o quasi mai, proprio per un discorso relativo al fatto che non mi dava così tanta gioia collezionare, catturare, mi piaceva di più allenare, gestire, andare avanti nelle storie. Quando ero piccolo mi piacevano di più queste cose qui. Crescendo, ahimè, invecchiando invece, questo nuovo lato è venuto fuori, quindi ora vi vado a mostrare un po' di cosettine che vengano dal passato, dagli anni 90, e cercherò di aprire quella porta di nostalgia che questo canale va a toccare per forza di cose, quindi cambiamo schermata. Questo, ragazzi, non so se lo riconoscete, è il primo sticker album in assoluto di Pokémon, di Merlin Collection. Non so se ricordate il jingle, mi pare facesse tipo Merlin Collection, una roba del genere. E questa era una roba che veramente, guardate qua, cioè guardate le condizioni di questo povero album, è il mio album, questo proprio è roba mia, l'ho ridotto io in queste condizioni. Purtroppo sono passati tanti tanti anni, però è riuscito ad arrivare vivo, non in condizioni eccellenti, però vivo. Voglio mostrarvi anche il retro, ecco, io questo credo di non averlo fatto, invece credo che questo sia sempre opera di mia sorella. Quando le mie cose passano da mia sorella, poi subiscano ste robe qui. Io non so disegnare, mai sarei riuscito a fare una roba del genere. Questo, Sara, sarai stata sicuramente te, ne sono convinto. E la cosa che mi fa ridere è che comunque qui abbiamo l'icona di Tops, con il quale ho collaborato in questi anni per dei progetti legati al mio primo canale, e tra l'altro con Tops ho parlato proprio nelle ultime settimane anche di questo secondo canale. Mi fa piacere vedere che le nostre strade si sono incontrate negli anni 90, 95, 96, 98, ora non ricordo esattamente l'anno in cui ho acquistato questo album, quando è uscito, però Merlin Collection e Tops, per il valore di 3.000 lire, incredibile, 3.000 lire, avevano messo sul mercato questo prodotto eccezionale. Vi dicevo, questo è il primo acchiappali tutti della mia vita. E fino adesso vi dico anche l'unico, anzi, non più l'unico perché poi vedremo un'altra roba, ma fino a pochi giorni fa questo era l'unico acchiappali tutti della mia vita. E vi spiego anche il perché. Cerchiamo di aprirlo. Questo album è in condizioni pietose, ma completo. Tra l'altro vi mostro questa cosa, queste caselline erano i numeri da barrare a seconda delle figurine che riuscivi ad ottenere di quelle che ti mancavano. Probabilmente queste barrette sono state colorate addirittura da mio papà. Mio papà ha sempre collezionato figurine della Panini dei calciatori, vi racconto questa perché fa ridere, tutte le figurine dei calciatori di mio papà nei vari album
sono perfette, album completi anche anni 90, magari album che valgono tantissimi soldi, ma non valgano più niente perché tutti i giocatori dell'Inter sono attaccati a testa in giù. Mio papà è sempre stato molto amante delle squadre rivali, anzi dell'Inter in particolar modo, quindi tutte quelle cose sono attaccate al contrario. Però mio papà si era preso molto bene con questa roba, non mi ricordo se l'ho raccontato, tuttora la sua squadra del fantacalcio si chiama Arctic 1 perché era venuto con me, mi aveva accompagnato alla visione del secondo film dei Pokémon e quel nome gli era rimasto in testa. Quindi tutte queste barrette probabilmente sono state barrate dal mio papà, per dire Ivysaur, Charmeleon, Ninetales, Jigglypuff, Dugtrio, Growlithe, Poliwag, Whipping Bell, Graveler, Golem, sono probabilmente gli ultimi che mi mancavano da trovare insieme alla Pokéball e robe del genere, Jenny, l'agente Jenny, e non sono ancora mai state barrate, cioè pensate voi, questo album è completo eppure la checklist è ancora incompleta, veramente meraviglioso. Tra l'altro notare che di fianco a ogni nome dei Pokémon, provo ad alzarvelo sperando che non imploda l'album, guardate, ogni nome dei Pokémon di fianco ha un TM del marchio registrato, perché anche i nomi appunto avevano questa sorta di copyright. Poi c'è la solita introduzione, tuo decimo compleanno è davvero eccitante, se vivi a Pallet Town puoi iniziare a collezionare i Pokémon, i bambini di 10 anni bla 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 ricevono il Pokémon. Io ricordo che, per dire, quando andavo via con mia madre, mia nonna, che andavano a fare i giri non so, nei negozi di vestiti, che era la cosa più pallosa che poteva esistere nella storia per un bambino di 6, 7, 8 anni, non me ne fregava niente, io mi mettevo lì dietro in macchina, aprivo il mio album e ricominciavo a leggere questo dialogo. È stato uno dei primi allenamenti che ho avuto alla lettura, è questo dialogo, e quando arrivavo da qui a qui ero veramente contento, anche perché comunque il mio decimo compleanno era lì e io mi ricordo, io ho ancora questi ricordi freschi nella memoria, dicevo, quando arriverò a 10 anni potrò... E pensarci oggi, ci abbiamo scherzato tanto, no, sul fatto che hanno 10 anni e fanno le cose, il capo mafia e tutte queste cose qua, ci abbiamo scherzato tantissimo nel gameplay, nella solo run con Charmander. Però io mi ricordo quando magari 10 anni non ce li avevo, perché avevo 7, 8, una roba del genere, e 10 anni sembravano un traguardo incredibile e pensavi di essere veramente grande a 10 anni, proprio perché nel cartone vedevi questa indipendenza, vedevi questa voglia di miglioramento. La caratterizzazione dei personaggi oggi mi sembra ridicola, ma oggi lo penso con la testa di un trentenne. All'epoca, di bambino che 10 anni non ce li aveva, i 10 anni per me erano uno scoglio allucinante. Vado un po' off topic, ma per chi è cresciuto negli anni 90 sarà un altro ricordo. C'è una puntata di ricreazione, non so se l'avete mai visto, lo trasmettevano su Disney Channel, in cui mi pare che il protagonista si chiamasse TJ, a un certo punto andava a compiere 10 anni e c'era questa sorta di dialogo interiore in cui si faceva capire proprio che 10 anni per lui erano uno scoglio. Ecco, io mi sono sempre immedesimato all'interno di queste due situazioni. Perché? Perché sono sempre stato influenzato sul fatto che 10 potesse essere un numero speciale. E quindi è un ricordo che mi porto dietro molto 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 bello anche, secondo me, sono dei bei ricordi. E poi qua abbiamo la pagina degli start, come potete vedere, abbiamo tutte le figurine, perché vi ripeto, questo album è completo. La cosa bella è che di fianco c'era la descrizione, no, del Pokédex, diceva alcune cose. Alcune figurine sono attaccate in maniera impeccabile, altre sono storte. Quelle impeccabili sono state attaccate probabilmente dai miei genitori, quelle storte sono state attaccate da me. E vi spiego anche questa cosa, perché anche questo con il senno di poi, no, ti fai tutto un altro pensiero in testa. Io sono sempre stato molto disordinato, molto. Anche a scrivere, cioè guardate questo Ninetales quanto è storto, anche a scrivere. Io tuttora ho 30 anni, se mi date una penna in mano e mi dite scrivi qualcosa su una riga, su un quaderno a quadretti, un quaderno a righe, io non riesco a stare dritto sulla riga, non ce la faccio. E ricordo da piccolo di aver scritto pagine e pagine e pagine e pagine di lettere soltanto per migliorare la grafia, migliorare la precisione nella calligrafia, migliorare la precisione nelle mani che non possiedo. Anche l'unico debito che io abbia mai avuto alle scuole superiori è stato su disegno tecnico. Addirittura mi aveva andato da utilizzare una matita 6H perché ho una mano pesante e tutte le volte che sbagliavo era impossibile cancellare dal gran che premevo. Tutte queste cose oggi ti fanno pensare, ti fanno dire
probabilmente oggi avrei avuto un supporto, un sostegno, no? A scuola, perché queste cose non mi venivano, ma queste cose non mi vengono tuttora, quindi chissà, magari avrei delle diagnosi cliniche, non lo so, però mi ricordo che quando attaccavo le figurine con mio papà e mia mamma, che le attaccavano tutte belle, perfette all'interno dei riquadri, venivo sgridato perché io invece rovinavo, no, il mio stesso album di figurine attaccando le figurine storte. Questa addirittura di Poliwag è sull'altra di Poliwag, di Poliwag, scusate, guardate che storia, cioè c'è una figurina sull'altra. Però anche questo sono aneddoti, sono ricordi e sono tutte cose collegate a me stesso. Cioè Rapidash, quanto è storto, è il mio album e gli voglio troppo bene. Cioè queste cose non hanno valore. Mi ricordo che quando ho fatto uscire il video sulla collezione di carte Pokémon di quando ero bambino, guardate qua addirittura è staccato, purtroppo, che peccato, incredibile. Qualcuno mi aveva risposto: le vendi? Ragazzi, ma queste cose non possono avere un valore economico, questi sono ricordi. Qua addirittura attaccato con lo scotch, veramente un qualcosa di atroce, e oggi mi fanno male queste cose. Non tanto le figurine storte, perché quello, sai, fa parte di me, ma il grado di conservazione di questi reperti, perché sono reperti, sono cose bellissime, devo dire la verità, mi fa molto molto male. Anche il fatto che non ci sia una figurina orografica di Mewtwo mi fa molto male, anche il fatto che, ah eccolo qua, mi stavo dicendo, il fatto che non ci sia Mew mi fa molto male. Poi c'è Guida all'evoluzione, questa cosa è molto simpatica, ecco qua, guardate il grado, bisogna attaccare 4 figurine insieme per formare una figura unica, vi lascio immaginare con la mia precisione che cos'è venuto fuori. Qua c'è un errore, qua c'è un errore grande ufficializzato da un prodotto Pokémon, e adesso ve lo mostro, me ne avevo già parlato all'interno di un altro video. Cioè guardate quando devi fare la doppia evoluzione, cioè quando devi attaccare 2 o 3 figurine insieme per formare un disegno, non era il mio, bellissimo questo Electrode fatto così con il guanto di Ash che lo preme. Vediamo se lo troviamo in fretta. Tra l'altro qua Charizard e qua Gengar, la pagina migliore del mondo per quanto mi riguarda, perché sono 2 tra i miei Pokémon preferiti, 2 dei miei Pokémon preferiti di Kanto sui 3, ma vi ho già postato, no, la mia tier list con tutti i miei Pokémon preferiti. Eccola qua, guardate questa quanto è allucinante. Guida alle evoluzioni, con scritto evoluzione, Farfetch, Doduo, Dodrio. Perché? Perché c'era questo errore, perché nel Pokédex comunque sono 83, 84 e 85, e quindi all'interno di un prodotto ufficiale Pokémon è stata inserita questa linea evolutiva, che in realtà non è una linea evolutiva ufficiale, non lo è, o almeno questa sì, ma questo no. E io sono sempre cresciuto con l'idea che Farfetch si evolvesse in Doduo, perché me lo diceva questo album. Io mi ricordo che sono stato per anni a dire, sì però lo dice l'album, sì però lo dice l'album. Ora, ovvio che lo capisci che è semplicemente stato un errore, magari da parte di addetti ai lavori non così esperti, però questo è un errore ufficializzato, se vogliamo, da un brand Pokémon. Questa cosa fa sempre un sacco ridere. E niente, poi andiamo a concludere l'album con le figurine rimanenti, eccoci qua. Poi c'è la cosa figa degli anni 90, non so se anche oggi, guardate qua, povero album, veramente distrutto, non so se si avviene ancora, se succede ancora, ma potevi andare a chiedere le figurine che ti mancavano, ti aiuta a finire l'album, andavi a mettere in questo bollettino questi dati, e il postino ti portava a casa le figurine per completare l'album. Veramente un bellissimo ricordo. Non credo di aver utilizzato questo metodo, perché mio papà, si diceva, papà devo finire l'album, andava, prendeva l'edicola e la portava a casa, quindi siamo riusciti a finire l'album. È l'unico album che io abbia mai terminato nella mia vita. Io sono sempre stato appassionato in realtà di queste cose, però poi mi scendeva molto anche, per dire, giù c'ho anche quello di Dragon Ball, ho trovato anche quello di Dragon Ball, non l'ho completato, perché cavolo, Pokémon era veramente un'ossessione, infatti mi è rimasta anche ai 30 anni e siamo qui a parlarne. Ma questo è l'unico Pokédex che io abbia mai completato nella mia vita prima di qualche giorno fa. E torniamo qua, torniamo al mio raccoglitore delle Southern Island, che vi ho già mostrato in un altro video precedente qui sul canale. C'è una novità però. Questo raccoglitore è stato riallestito, diciamo così. E dato che parlavamo prima del postino che ti porta a casa le figurine per completare l'album, questa volta il postino mi ha portato a casa le carte
per completare il set base delle carte dei Pokémon, perché è una cosa che io non avevo mai fatto nella mia vita. Io avevo le carte, compravo le carte, ma non ho mai messo tutto insieme, non ho mai messo tutto in ordine. Ora, io gioco a Magic e ci gioco ancora, e presto arriverà un video su Magic, tra l'altro qualcuno mi ha detto ma ci giochi a Magic, ragazzi, ma... cioè, come fate a chiedermi se gioco a Magic? La Brainstorm! No, dai, la Bronzer, non potete non riconoscermela. E vedevo mio papà che aveva tutti questi album pieni di carte di Magic, perché mio papà giocava a Magic, tutte in ordine, tutte perfette, io invece sempre con ste lasticone. E poi che cosa succede? Che i Charizard arrivano in queste condizioni negli anni 2000, tutti brutti, stropicciati. E allora su Card Market, su MKM, mi sono comprato tutte le carte per completare la prima edizione di Pokémon, set base. Ma dato che nel set base non c'era tutto il Pokédex e io volevo completare il Pokédex all'interno di un album, ho completato il set base, ho completato Jungle e ho completato Fossil. Quindi le prime tre edizioni complete, soltanto i Pokémon, gli addestramenti, le energie no, ma i Pokémon ci sono tutti, in versione olografica, dove c'era la possibilità di prendere l'olografica, e se sono magari alcuni Pokémon che sono stati pure ristampati all'interno delle prime tradizioni, le ho prese. Quindi gustiamoci insieme questo Pokédex, questo album completo con la prima pagina, che veramente la prima pagina, ragazzi, fa venire la pelle d'oca. La prima pagina fa spavento: Venusaur, Charizard, Blastoise e relative linee evolutive. I primi 9 sono veramente da pelle d'oca. E andiamo a vederceli tutti, perché c'è Caterpie, c'è Metapod, c'è Butterfree, Weedle, Kakuna, Beedrill, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot. Guardate come sono belli, no? A gruppi di 3, evoluzioni di 3, tutto perfetto per adesso. Poi qualcosa cambierà. Voglio dirvi una roba però, perché, ripeto, io gioco a Magic, compro tante carte di Magic, tante carte su MKM. Difficilmente ho avuto dei problemi con la valutazione delle carte di Magic, sul grado di valutazione delle carte di Magic. Su queste di Pokémon ho notato che le persone non sono così rigide e così attente ai controlli. Ho comprato delle carte magari valutate excellent o magari valutate good e arrivavano in condizioni pietose, veramente. Tra l'altro, se poi lasciavo anche il feedback negativo, l'utente si arrabbiava dicendomi sì, ma io ti ho mandato pure le foto, potevi semplicemente dirmelo. Sì, ma avevo già acquistato il prodotto. Io devo fidarmi del fatto che tu mi vai a valutare il prodotto in quel modo. Se no, semplicemente scemo io, compro una versione messa meglio, pago di più, però volevo cercare anche di limitare l'investimento. Ho speso una bella cifretta per cercare di completare, ovviamente non mi mancavano tutte, partivo da una base che avevate già visto all'interno dell'altro video, però ce l'ho fatta. E la cosa interessante che ho notato, è dato che ho praticamente ogni versione dei Pokémon stampate nelle prime tre generazioni, diciamo così, è che ci sono alcuni Pokémon che si sono ripetuti. Vi faccio un esempio: Pikachu è stato stampato all'interno del set base e all'interno di Jungle. Raichu è stato stampato all'interno del set base e all'interno di Fossil. Non ci sono tanti Pokémon che sono stati ristampati all'interno delle tre generazioni. Eppure tanti di questi sono di tipo elettro. E questa cosa mi ha lasciato veramente esterrefatto, perché mi sono domandato, ma per quale motivo? E uno di questi è Magmar, invece. Cioè, Pokémon, capisco, no? È iconico Pikachu, l'evoluzione Raichu, ci può stare, ma Magmar, che viene stampato in set base in Fossil, per quale motivo? Non sono tanti, i Pokémon che sono stati stampati nelle prime tre serie in più versioni. Molto iconici Pikachu così, e Magmar, poi vedremo Electrode, Magneton, c'è una doppia versione di Zapdos, vedete quanti Pokémon elettrici, e poi poco altro, ma adesso li andiamo a vedere insieme. Comunque, le carte della prima generazione sono tutte bellissime, veramente bellissime, sono inserite all'interno del raccoglitore, ho comprato anche le pagine nuove del raccoglitore per non rischiare di, e le carte sono all'interno di una perfect size, quindi c'è una doppia protezione per ogni carta. Dato che non volevo arrivare nelle condizioni dell'altro album Pokémon, ho cercato di sistemare, dato che ho un po' più cura per fortuna a 30 anni rispetto che a 7-8 di quelle che sono le cose che possiedo. E poi guardate che belle tutte le carte olografiche vicine, alcune tipo qua sembra che ci sia una piega su Clefairy, ma magari è semplicemente una piega di plastica, sono quasi tutte in buone condizioni, alcune ripeto sono arrivate in condizioni un po' così, per fortuna prevalentemente non carte da soldi, come per dire Arcanine, che è mangiato dai cani, praticamente è un cane mangiato dai cani. Guardate qua che bello, ecco, una cosa che mi dà fastidio magari è che finisce Oddish questa pagina
e ricomincia con Gloomvileplume. Invece che avere la triple evoluzione tutta in fila, però non potevo farci niente, volevo continuare il numero di Pokédex e ovviamente se sono ripetuti i Pokémon, prima set base, poi jungle, poi fossil per cercare di mantenere un certo senso logico. Anche qua, Arcanine, Poliwag, Poliwhirl e ricominciamo con Poliwrath da solo. E poi il primo Alakazam, il primo Machamp, li volevo sulla stessa riga e non ci siamo riusciti. Machop, Machop, Machamp a capo. Bellsprout, Whipping Bell, Victreebel qua. Ecco, queste cose mi danno un po' fastidio, però non ci posso fare niente. Se volevo la prima pagina con i 9, fantastici 9, quindi gli starter ed evoluzioni, dovevo poi accontentarmi di queste cose qua. Eccoci qua, un'altra bella pagina. Come vi dicevo, i Magneton ristampati per qualche strano motivo. La linea evolutiva che non esiste, e infatti come vedete sono vicini anche in questo caso qui. Ecco, dei Pokémon che sono stati ristampati, come vi dicevo, i Pokémon elettrico, se no, Gastly e Haunter. Si è cercato di dare una sorta di valore, no? A questi Pokémon qua. Gastly ristampato sia in set base che in fossil, così come Haunter, set base e fossil, per un motivo. Non era stato stampato Gengar nel set base, è stato stampato soltanto in fossil. Tra l'altro la carta di Gengar è bella, ma secondo me non bellissima, non rende onore alla meraviglia di Pokémon che è. Infatti non è disegnato da Ken Sugimori, probabilmente per quello, per dire questo Haunter è meraviglioso. E infatti è un Haunter disegnato da Ken Sugimori, guardate qua che bello Haunter messo così, veramente nella versione olografica è una carta meravigliosa. Però sì, come vi dicevo, Gengar non c'è e quindi hanno ristampato anche la linea evolutiva precedente di Gengar. Hypno è stata l'ultima carta, l'ultimo che mi è arrivato per completare il Pokédex. Non mi arrivavano Hypno e Magneton, sono stati questi due, Hypno e Magneton, sono state le ultime due carte con cui ho completato poi il Pokédex e finalmente la mia collezione di carte, il sogno che avevo da bambino, sono riuscito a concretizzarlo quasi a 31 anni. E come vi dicevo, Electrode ristampato, l'ennesimo Pokémon elettrico. Sarebbe interessante capire il perché. Guardate qua, tutti i nostri cosi. Ecco, Hitmonchan, Hitmonlee, ristampato uno in set base, uno in fossil. Così, a caso, poi Hitmonlee, famoso fossile, no? Che ci sta a stamparlo in fossil. Poi continuiamo, abbiamo le nostre belle carte di Chansey e Kangaskhan olografiche, guardate qua che spettacolo. Ecco qua, sono molto belle perché Mr. Mime e Scyther delle jungle sono veramente due bellissime carte. Poi come vi dicevo, Magmar, due Magmar, così, a caso, mai valorizzato perché nessuno dei due rari, non c'è la versione olografica. Pokémon interessante. Electabuzz invece è raro e facciamo uno solo, non lo facciamo olografico. Cioè, questi sono Pokémon tutti particolari, no? Mr. Mime, Scyther, Jinx, Electabuzz, Magmar, Pinsir, Tauros. Tauros che non viene massimizzato. Dov'è? Come faccio a farvelo vedere? Devo muovere tutto, eccolo qua. Che non viene massimizzato nelle carte. Non comune anche Tauros. Non comune, un Pokémon così emblematico come Tauros, fortissimo in Gen 1. Non comune. Boh, io non capisco il criterio con cui abbiamo fatto ste robe. Mr. Mime è brillante, stavo dicendo foil. Scyther brillante, Pinsir brillante, Tauros non comune. Robe veramente senza senso. Anche qua le evolution che non sono riuscito a mettere esattamente in fila. Gyarados e Lapras di fianco, due versioni olografiche veramente molto belle. E qua c'è l'unica eccezione, vi devo dire la verità, che ho fatto, perché in teoria qua ci andrebbe lo Zapdos del set base, perché è stato ristampato, però volevo tutti e tre di fianco, gli uccelli leggendari di Fossil, disegnati mi pare da Rita, tutti e tre, sì, infatti è così. Qua abbiamo un Articuno che è una prima edizione, in italiano, come avete visto praticamente sono tutte unlimited, non sono di prima edizione, sono tutte stampe unlimited, sono praticamente tutte in italiano e quasi tutte unlimited. Ci sono un paio di carte di prima edizione che non sono riuscito a trovare invece nella versione unlimited, perché questo era già mio, quindi non sono stato a riacquistare un altro Articuno non di prima edizione, ce l'avevo, non succede niente. Guardate che belli i tre uccelli leggendari di fianco. Poi ovviamente cambiamo pagina, questa è l'ultima pagina, qui abbiamo Zapdos che doveva essere di là ma ve l'ho messo qua. La linea evolutiva di Dratini, Mewtwo e Mew, che non appartiene al set base, non appartiene a Jungle, non appartiene a Fossil, ma era l'unica carta di Mew da poter utilizzare. Questa è la prima vera stampa di Mew, a parte il Mew antico, che ho comprato per inserire nell'album e l'ho messo qui, no? Quindi abbiamo anche le due versioni di Mew per completare i primi 151. E poi qua abbiamo tutta la versione delle Southern Island. E perché qua c'è il mio antico? Perché mi sono reso conto che sulle 18 carte di Southern Island, beh, ce le abbiamo tutte
tranne una. E quell'una è proprio il Mew, ed è l'unica carta costosa del pacchetto. Chissà dove è finito, non so se mia sorella me l'ha fregato in qualche modo, se l'ho scambiato. Non ho ricordi di questa cosa, devo essere sincero. Sono passati tanti anni e mi manca l'unica carta costosa di una versione di carte da collezione che avevo tutte per forza di cose perché sono raccoglitore. E poi semplicemente qua ho riallestito con le altre carte che avete già visto invece nell'altro video e ho sistemato qui dentro perché non sapevo dove mettere. Mi avete fatto notare tra l'altro che questo è un Celebi che vale dei soldi. Io non conoscevo la versione Golden Star, no? Mi pare che si chiami. Ho visto che costa un centinaio di euro e quindi me lo sono messo qui. Grazie mille, non sapevo che queste carte costassero tanto. Non le avevo nemmeno mai viste, devo dire la verità. Probabilmente questo l'ho addirittura spacchettato. Devo averlo trovato in un pacchetto o forse, boh sì, immagino di sì, una roba del genere. Quindi non immaginavo di aver trovato una carta di questo tipo e quindi niente, questo è un po' tutto il mio Pokédex, tutto la volontà, il desiderio, il sogno che aveva un bambino di 6, 7, 8, 9 anni, quelli che erano all'epoca, finalmente ce l'ho fatta, dopo aver avuto una dipendenza economica e una dipendenza da Pokémon. Queste due cose messe insieme hanno portato finalmente alla conclusione di un progetto iniziato un po' troppo tempo fa. E niente ragazzi, questo video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, spero che questi aneddoti vi abbiano fatto sorridere, vi abbiano sbloccato alcune aree del cervello, alcuni momenti, alcuni ricordi, perché secondo me la cosa bella di questo canale è proprio questo, tuffarsi nei ricordi, andare a tirar fuori cose che avete magari avuto anche voi, momenti che avete vissuto anche voi, pensieri che avete avuto anche voi, e rimetterli all'interno di una mente con qualche anno in più e che ha capito magari in maniera diversa come vanno le cose rispetto all'ovvio che si poteva pensare quando si era ragazzini. Ho in programma un video davvero interessante per quanto mi riguarda, inerente a una figura emblematica del brand Pokémon, come vi dicevo all'interno della Solaran con Charmander, perché mi piacerebbe approfondire un pochettino quella che è la figura di Mr. Fuji, o per meglio dire Dottor Fuji, dato che è lo stesso personaggio ma all'interno della trasposizione del primo film dei Pokémon. Fatemi sapere se questa cosa vi può interessare, lasciate un like a questo video, cerchiamo di arrivare magari intorno ai 500, magari 1000, perché mi piacerebbe iniziare ad arrivare a 1000 like anche all'interno di questo secondo canale, e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, così cerchiamo di arrivare a 20.000, che sarebbe già un bellissimo traguardo iniziale, dato che il canale comunque aveva una sua vita propria precedente, ovviamente è stato riciclato per un'altra roba, però dai, vediamo di iniziare a pompare un pochettino di numeri anche qua, sono sicuro che ce la faremo.